Grazie a te, anche stamattina siamo insieme benedetto sia il Signore, ma benedetto sia il Signore con tutto il cuore, dillo pure tu, il Signore ti voglio benedire, impariamo a comunicare con franchezza davanti al Signore, tu magari pensi che sia chissà qualcosa, no no, parlare col Signore è una cosa bella, il Signore ti ringrazio che stamattina pure mi dai la possibilità di ricevere una piccola porzione della tua parola. Digliela ad alta voce, dai, muoviti così sei sola, sei solo. Dì, alleluia, gloria al Signore. Signore, ti voglio benedire. Esercita il cuore però, non dire solo parole. Le parole sono le espressioni che escono fuori dal cuore, è l'abbondanza del cuore, ma devono uscire, dobbiamo esercitare di parlare col cuore al Signore. Come dire, Signore, ma ti ringrazio. Dillo in dialetto, in milanese, torinese, dove ti trovi? Se sei arabo, in Arabia Saudita, dove sei? Dillo, oh Alleluia, ti voglio dare, Signore. Perché pure stamattina mi dai un poco di manna celeste, indirizzi il mio cuore nella giusta direzione. Perché Lui ci sposta con i nostri sentimenti verso le cose spirituali, queste qua ci viviamo tutti i giorni. Ma c'è un inquinamento totale di piogge acide, di aria, di fumo, di smog, di spiritualità, di tutto. È un inquinamento totale. Quando noi alziamo il capo verso il Signore, il cuore verso il Signore, prendiamo un'aria come avere un buco che respiriamo un poco di aria pulita e ci fa vivere. Un giorno. Un po' di tempo fa, qui nella nostra zona, c'erano degli uomini che stavano scavando un pozzo, erano ad una profondità di 5 o 6 metri. C'era una gomma che tirava l'acqua, perché c'era la sorgente, tutto un tratto fra il pozzo. Quella gomma se la mise davanti alla bocca, restava sotto le macerie, sotto il pozzo e attraverso quel tubo. Aspettò il tempo che i pompieri arrivarono, tolsero le pietre e cose. Sai cosa, cosa alimentò quella persona? Quel tubo che usciva fuori. Quel tubo gli dava tutto l'ossigeno necessario per aspettare, credo ci abbiano messo 10-12 ore. E questo sopravvisse così. 4-5 metri di. Macerie sopra il pozzo che era caduto, lui era restato sotto un lato che non era franato e con quel tubo sopravvisse. Era per certo morto. Pensavano di trovarlo morto, ma invece lui parlava anche attraverso quel tubo e gli facevano coraggio: non ti preoccupare, un altro poco. Stiamo arrivando. Quel tubo gli dava tutto l'ossigeno necessario per vivere in quelle condizioni. Ma sai perché ti ho detto questo? Perché noi, quando, ah, Signore, grazie, ti voglio benedire, ti voglio, entrano delle ossigenate speciali per il nostro essere, perché lo Spirito Santo... Vignetta della nostra vita quella, quella parte divina, Alleluia, Alleluia. Ti sembra strano, è vero. Dici, ma questo, sto fratello, che dice? Ma questo Cataldo, che dice? Se tu lo provi, calcola che noi ci troviamo esattamente come quello che era caduto in quel pozzo, tutto franato addosso, non c'era aria da nessuna parte. L'unico era per parlare e per respirare, salvò la vita. Noi abbiamo bisogno di superare, non è che dobbiamo andare con l'aereo, ci andiamo col cuore, alleluia. Ma dice che questo fratello che razza di Vangelo che predica, sembra un Vangelo terra-terra. Gesù ci ha insegnato ad esprimerci nella semplicità. Ma se tu pigli il Vangelo, uno come Gesù, che arriva a un certo punto e dice: Come devo spiegare le cose del regno dei cieli? rifletteva un attimo e prendeva una cosa che facevano tutti i giorni e quanta luce danno. Quanta luce danno quando tu vai col cuore, quando tu desideri che il Signore ti parli, quelle parabole che sembrano cose da bambini ti danno un'alimentazione speciale perché a voi è dato di comprendere i misteri del regno dei cieli. Alleluia! I discepoli, eh, dice, sto parlando così semplice, i dotti. Paroloni, l'origine della parola. Eh? Lui tu, 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 tu. E quando si rivolge a lui, a loro dice: A voi è dato di comprendere i misteri del Regno di Dio, ma c'è ancora di più. giubilò nello Spirito, e forse parlava in lingue, eh? chi lo sa, Dio lo sa. Massandara, grazie che tu hai rivelato queste cose ai piccoli fanciuli e le hai nascoste a quelli che ti vogliono cercare con il loro modo di pensare. Le hai nascoste a quelli che dicono che tu Dio devi fare come dicono loro. Grazie perché così ti è piaciuto Padre. Abbiamo bisogno di una cosa adesso, sorella, frate. Dobbiamo pregare il Signore, che lo Spirito Santo ci deve parlare, lo Spirito Santo ci deve trasferire, l'autore della parola del Signore è lo Spirito Santo, eh? lo Spirito Santo è il Padre di Gesù, tu non l'hai mai sentita questa frase, no? Lo Spirito Santo è il Padre di Gesù. Quando Maria disse come avverranno queste cose, L'angelo disse: Lo Spirito Santo verrà, ti adombrerà uff, e materializzerà il seme divino nel tuo grembo ed egli sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Lo Spirito Santo ti adombra quando tu lo invochi ed opera che cosa? Non fa rinascere il Cristo in carne nella tua vita. Ma fa nascere il Cristo in spirito dentro di te perché è lo Spirito Santo che inietta questa radice speciale, questo seme speciale del Divino nell'umano. Che se non sei nato di nuovo, nasci di nuovo e se sei nato di nuovo alimenta la parte spirituale perché ciò che è carne è carne, ciò che è spirito è spirito. La carne non può mai nutrire lo spirito e lo spirito non può mai nutrire la carne. È come dire, se tu dai il grano ad una rondine, non se lo mangia. Ci sono dei valori che sono diversi. Ora un altro esempio ci può aiutare. Se tu dai un pezzo di carne al cane, gli va bene se la mangia. Se gli dai 10 euro... Non sa che cosa farne, li strappo perciò sono valori diversi. Un euro di carne gli vale più di 10 euro in soldi perché quello non sa che cosa fare, l'economia sua non è la nostra. L'economia divina non è come l'economia nostra, perciò dobbiamo passare sopra adesso. Col tubo dobbiamo dire: Signore, riversa nella mia vita, è come dire il cordone ombelicale della preghiera porta nuova vita dentro di noi, riempie il nostro essere, se noi siamo dei contenitori. Come pregavo il Signore questa mattina, fammi un canale di benedizione, che non ci sia niente di mio, un canale che porta il cibo che i tuoi figli hanno bisogno e che tu devi crescere e io, noi dobbiamo diminuire, l'alimentazione deve essere tua. Preghiamo il Signore, se no non leggiamo poi la parola del Signore. Chiudi gli occhi e apri il cuore insieme con me e punta con i tuoi sentimenti, con il tuo sentimento più profondo verso il trono della grazia di Dio che ci mettiamo allo sgabello dei piedi di Cristo per dire Signore io ho bisogno di te, desidero bravo che per lo Spirito Santo tu illumini tutto il mio essere, che io possa comprendere la tua parola mentre arriva nel mio cuore, possa attivare, quello spirito vivificante possa ravvivare, vivificare tutta la parte spirituale di me. Alleluia! Che possa energizzare il tutto di me come quando Signore alziamo il bottone del quadro generale della nostra casa che tutto diventa energizzato, funziona tutto, così vogliamo che tu fai nella nostra vita ora mentre siamo nella tua presenza. Padre Dio, ti presentiamo quanti sono insieme con noi in tutta la sfera di parole di vita. Ora e quante volte sarà ripetuto questa condivisione, sarà ripetuta in programmi che vengono rilasciati in giro per il mondo, possa la tua presenza accompagnare la tua parola che ogni volta diventi una parola viva per quanti hanno fame e sete di essere nutriti della tua parola. Insieme Padre Dio ti chiediamo, insieme ti diciamo, venga il tuo regno. Qui ed ora sprofondi come una meteorite speciale con tutto il suo potere, con tutta la dinamite spirituale che sprofondi nei nostri cuori per spezzare le opere delle tenebre, le forze dell'avversario, tutto il potere nemico che venga annientato mentre il potere del tuo regno entri in azione. Nei nostri cuori ti invochiamo, vieni Spirito Santo ed opera, parlaci, ammaestraci e conducici nei sentieri che tu hai per ognuno di noi. Ti ringraziamo per la tua parola, Signore. Ah, Signore, sì, prima che lasciamo vogliamo presentarti quanti hanno dei bisogni particolari che si appellano al tuo trono. Nel nome di Gesù Cristo porta risposte appropriate ad ogni cuore, sì, sì, perché tu sai personalizzare i messaggi e sai operare in favore di quanti si rivolgono a te, di quanti... Invocano il tuo nome. Oh, alleluia. Chiunque invoca il nome del Signore. Tu non guardi se siamo arabi, tedeschi, francesi, evangelici, cattolici, Adi, liberi. Signore, tu hai detto nella tua parola, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. E noi, Signore, alleluia, vogliamo invocare il tuo nome ora mentre siamo. Nella tua presenza per essere tirati fuori da qualsiasi circostanza noi ci troviamo ed insieme, Alleluia, ti diciamo grazie, 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 Signore. Amen, Amen, Amen. Non dimenticare di sottoscrivere con l'Amen, e te lo dirò sempre: Sai perché? Perché se lasciamo vagabondare i nostri pensieri. E non lo facciamo con tutta la nostra intenzione, con tutta la volontà. Eh, il nemico approfitta delle nostre distrazioni e la fa da padrone dei nostri, perché noi non ci concentriamo, noi dobbiamo cercarlo col cuore, il Signore. Va bene? Dio è fedele, dice, quello che il Signore mi ha messo nel cuore. Dio è fedele ed ora guardiamo come attraverso i secoli, man mano che la rivelazione è diventata più chiara, il Signore parlava, parla e continua a parlare, però notiamo una differenza nel modo di parlare di Dio. Mi voglio spiegare. Quando noi leggiamo nel Vecchio Patto Troviamo questi uomini che cominciano a fare i primi passi con Dio ed hanno bisogno di un territorio dove vivere. Dio gli parla di un territorio dove vivere, dove crescere, come svilupparsi. Quando man mano andiamo avanti arriva il Signore Gesù Cristo, ci comincia a parlare del cielo, delle cose del cielo. Perché abbiamo superato la rivelazione, se la dava tutta nella Genesi, in realtà era incorporata ma nascosta alla nostra conoscenza. Quello che era importante è avere comunione con Dio perché poi Dio tutto il resto, anche se non lo sapevano, Dio lo faceva. Perché non ha parlato mai del cielo, per esempio, ad Abramo. Ma Dio sapeva che Abramo sarebbe andato nel cielo perché Gesù quando ha portato la parabola del ricco e del povero Lazzaro era nel seno di Abramo. Ciò vuol dire che Abramo era vivo. Dio non gliene aveva parlato, ma lui sentiva nel cuore questo. Parlavano di altre cose che erano necessarie. Leggiamo insieme come guardiamo la fedeltà di Dio. Le sue promesse come restano salde e poi possiamo confidare in lui. Che ciò che sta davanti a noi vuol dire che si realizzeranno anche quelle. Perciò se hai delle promesse dal Signore, non perdere la fiducia. Aspetta con calma perché il tempo di Dio non è il nostro tempo e ne vedrai l'adempimento non le abbandonare, perché se le abbandoni vuol dire che sei tu che non li vuoi più. Capito? Se tu non insegui più, vuol dire che tu ci hai rinunciato. Hai fatto un'altra scelta. Cioè, quando Giuda decise di andare dai capi sacerdoti per vendere Gesù, aveva deciso di lasciare Gesù e di andare dalla parte dalla parte dei religiosi del suo tempo. Approfitto della situazione, ma è sempre una scelta. Noi dobbiamo scegliere, sì, ma scegliere la buona parte, quella di non perdere le promesse e il disegno di Dio per noi. Leggiamo insieme in Genesi capitolo 5, verso 24. Oh grazie Signore. Ed Enoch camminò con Dio, poi disparve perché Dio lo prese. Fu uno dei due che nella storia non ha subito la morte. Guardiamone un altro in Secondo Re, capitolo 2, verso 11. E come essi continuavano a camminare, discorrendo assieme, ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'uno dall'altro. Ed Elia salì al cielo in un turbine. Gloria al Signore. Sono gli unici due uomini che non hanno gustato la morte furono miracolosamente rapiti in cielo senza passare per la morte. Di Enoch non ne sappiamo niente più, sappiamo che a 65 anni incontrò Dio, cominciò a camminare con Dio, ritroviamo questo uomo che si parla di questo uomo nella epistola agli ebrei nel capitolo 11 verso 5 guardiamo che cosa viene detto di lui per fede Enoch fu trasportato perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio l'aveva trasportato poiché avanti che fosse trasportato di lui fu di lui testimoniato che egli era piaciuto a Dio. Aveva incontrato Dio, aveva sfidato la morte, non non gustò la morte perché era piaciuto a Dio. Si era innamorato di Dio. Per circa 300 anni lui, quello che visse, per lui la passione più grande era di avere comunione con Dio, che Dio lo traslò. Guardiamo insieme come Dio poi continua a chiamare uomini e chiama pure noi. Quando io dico il metodo di Dio resta sempre lo stesso, Abbiamo una base così solida che più non se ne può, perché quando Dio ci chiama non è una sorpresa, non la parola del Signore, se noi andiamo a fare ricerche troviamo un'infinità di uomini e donne, di popoli che Dio chiama, non è una cusarella come la vediamo noi, che sembra una cosa come se Dio fosse un ciabattino sotto la scala che non ha spazio per operare. Dio è il creatore dell'universo, gloria al Signore. Ci fa sapere alcune cose, ci informa di certe cose che si chiama rivelazione, per farci capire che Dio non scherza, Dio parla serio, eh, è serio. Guardiamo in Genesi capitolo 17, verso 1. Comincia da questo uomo, Abramo, perché. In quella discendenza poi lui sarà il loro Dio e, lo, e loro saranno il suo popolo. Perciò questo uomo è molto importante, perché è il gene della nuova eh, iniziativa che Dio eh, ha iniettato in Abramo che per la fede eh, ha cambiato tutto. Quando Abramo fu di età di 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse... Io sono il Dio Onnipotente, cammina alla mia presenza e si integro. Che bello. Bella storia. Che cosa vuole dire Dio? Dio dice io posso fare quello che ho promesso. Non vacillare nella fede come ti è successo con. Agar, qualche capitolo prima, era venuto meno nella fede, si era fatto convincere dalla moglie e la moglie disse: Abbiamo aspettato tanti anni, io sto facendo vecchio, Sara, io sto facendo vecchia. Tu pure hai 99 anni, può darsi che. 10-12 anni prima, poteva avere 80, è rotto. Visto che facciamo vecchi, facciamo una cosa che si usa nelle nostre parti. Abbiamo la nostra serva, Agar, che è una ragazza fedele, brava, andiamo d'accordo, eh, d'amore d'accordo. Facciamo una cosa, facciamo come si usa. Tu vai con lei. La metto in cinta, poi la faccio partorire sulle mie ginocchia. In modo che figurativamente parlando, è figlio a te, però mettendola sulle mie ginocchia come se venisse fuori da me, facciamo così: come dire, aiutiamo a Dio. Ma Dio che non gli sfugge nulla. Arriva un po' più avanti e dice ad Abramo: Senti, cammina con me e non vacillare nella fede. Cioè, non venir meno dall'avere fiducia in quello che io ti ho detto. Mo' è successa questa cosa, ti sei creato un guaio in famiglia per, es per essere stato disobbediente. Perché quando noi siamo disobbedienti al Signore, ci procuriamo noi stessi sempre. Un bello guaio. Sempre. Quando noi veniamo meno nella fede e pensiamo che la aggiustiamo noi la situazione, quando noi la aggiustiamo, vuol dire che la stiamo guastando. Quando prendiamo noi in mano la situazione, è come se, se daremmo la nostra macchina in mano a un bambino di 5 anni e diciamo va, guida tu, morte sicura. O non parte proprio, o se non morte sicura. Dio gli dice: Non vacillare, come ti è successo con Agar, io sono il onnipotente, leggiamo insieme. Leggi Marco, Matteo, chi sei Matteo? Leggiamo insieme: Io sono il Dio onnipotente. Cammina alla mia presenza senza vacillare, potremo mettere lì. Hai visto, frate e Sorella? Ma perché Dio gli va a dire proprio così? Perché la poca fede, la nostra fragilità, la nostra debolezza ci porta a dubitare, a entrare in paura e vogliamo fare noi. Dio al momento opportuno dice. Io sono il Dio onnipotente, onnipotente vuol dire, non è che voglio fare l'interprete della parola, Dio, Dio mi guardi dal fare il maestro, ma onnipotente vuol dire che può fare tutto. Tu cammina insieme con me con un sentimento certo, sicuro che io che ti ho chiamato posso fare tutto. Io sono il Dio dell'impossibile. Tutte le cose impossibili che tu pensi che io non possa fare, io li posso fare. La tua fragilità viene compensata dal mio grande potere. Tu, se cammini con me, guardiamo cosa gli dici. Cammina alla mia presenza e sii integro. Non vacillare, non venir meno, non cambiare idea. Non cambiare le, idee, le, le cose che io ti dico, perché io sono il Dio onnipotente. La tua fragilità è altamente compensata da quello che sono io, perché io so quando sei debole tu, ma tu devi sapere quando sono forte io. È un, un, un piacere di dire chi sei tu e chi sono io, così fa Dio con lui ma pure con noi lo sta facendo adesso, adesso il Signore ti sta parlando, perché tutta la dice ma il Signore mi aveva detto, ma boh, è esattamente quello che è successo ad Abramo, dici ma sai che facciamo, che facciamo adesso in questa situazione? Vabbè, Saruccia dice, non ti di preoccupare Abramo, dai, mo, ci penso io, Siste... ogni tanto le donne sistemano le cose, que quel bamboccio di un re che per la vigna non mangiava, la moglie disse non ti preoccupiamo, ci penso io, faccia ammazzare a, a Nabot che pigli la vigna, cioè trovano una soluzione subito, via, eh, cammin facendo, ma molte volte non sono le soluzioni che vuole Dio, Dio vuole un'altra cosa, vuole che noi, quando camminiamo con Lui dobbiamo sapere quanto è grande, quando vediamo le impossibilità il Signore, qua solo tu mi puoi aiutare, questo vuol dire comunicare con Dio, Signore io qua più di questo non so fare è inutile che ti dico faccio io, faccio qua, faccio là io qua, io là, non esiste con Dio sei tu e tu soltanto io sono lì Dio Onnipotente tu cammino, non facci là ne ha fatto una, ne ha fatto un uguaio, ma non me ne fare più come se avesse detto Dio io sono lì Dio Onnipotente la grandezza di Dio con la nostra fragilità e non solo, ma man mano notiamo che cosa? Che Dio accompagna costantemente la crescita e lo sviluppo della sua discendenza. E si presenta sempre come quando si trovano in difficoltà. Io sono il Dio Onnipotente. Vai tranquillo, non ti preoccupare. Guardiamolo in Genesi 28,3: Isacco il figlio di Abramo, chiamò il figlio Giacobbe e gli disse una cosa, leggiamola insieme, ascolta Giacobbe, ascolta Giacobbe, il padre che dice al figlio, e il Dio Onnipotente ti benedica, ti renda fecondo e ti moltiplichi, inquisa che tu diventi un'assemblea di popoli. Alleluia. Gloria sia resa al Signore. Vedi, Dio continua a presentarsi sul filo di quelli che devono portare a destinazione la logica divina. Se tu sei un nato di nuovo, se tu sei un uomo di fede, se sei rinato, se sei in Cristo, se sei come figlio di Abramo per la fede, il Signore ha un grande progetto per te. Che bello, grazie Signore. Alleluia. Poi continuiamo a guardare nel capitolo 35 verso 11. Questo Dio che non molla coloro che Egli ha chiamato. 35 verso 11. E Dio gli disse... Io sono il Dio Onnipotente, si fecondo e moltiplica. Una nazione, anzi, una moltitudine di nazioni, discenderà da te e dei re usciranno dai tuoi lombi. Cioè ti voglio ricordare che io sono il Dio di tuo nonno, il Dio di tuo Padre, l'Iddio tuo ed ora ti faccio sapere che dai tuoi lombi. Ne usciranno dei nobili, non solo in quantità, ma anche in qualità. La vita del credente, la nuova vita, la nuova nascita, la vita eterna chiamata diversamente, che vuol dire sempre la stessa cosa, non è solo in lunghezza, ma è anche in qualità diversa. Il credente che cammina con Dio vive una vita diversa già sulla terra e poi si prolunga. Nell'eternità Dio è grande. Passa un po' di tempo Giacobbe fa vecchio. Arriva un giorno e chiama i figli. E guardiamo cosa gli dice. Leggiamo insieme nel capitolo 49, verso 25. Ah, che bello! Dalli Dio di tuo padre che ti aiuterà. E dall'Altissimo che ti benedirà con benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace di sotto, con benedizioni delle mammelle e del seno materno. Cioè, in questa benedizione di Dio che lui rilascia, seno materno che sono, partoriscono, crescono, le mammelle che... Hanno tutta la sostanza per far crescere i figli. Le benedizioni di sotto, la benzina, le, 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 le miniere, tutto, tutto per te. Le benedizioni dell'abisso, dal cielo di sopra. Le benedizioni dell'Altissimo si spandono su di te in ogni direzione. Chi è che è da questo? Leggiamolo insieme dall'Iddio di tuo Padre che ti aiuterà e dall'Altissimo che ti benedirà con benedizioni del cielo, perché l'Iddio che ci ha chiamati è l'Iddio onnipotente che può fare tutto, può far scaturire il benessere da tutte le parti, la benedizione di Dio che si posa, che ti avvolge, che ti stravolge, benedetto sia il Signore. E lì non gli parla di cielo, perché lì c'erano altri problemi, dovevano avanzare per la crescita, ma guardiamo nel Nuovo Testamento le cose come cambiano. E il Signore ci parla in un modo più forte, perché noi non dobbiamo conquistare la canante terrestre. Noi dobbiamo conquistare la Canaan celeste. Il Signore cambia, ci rivela che qui è provvisorio e non dobbiamo avere più interesse di tanto, se non che camminare con Lui, quello è importante, camminare con Lui, integri, sotto i suoi riflettori, perché lui per noi ha qualcosa di molto di più che non aveva rivelato a quelli del vecchio padre. Ma nel nuovo patto il Signore ci ha rivelato qualcosa in più, lo guardiamo insieme. Come è stato vero per il passato, così Dio è fedele per il futuro. Possiamo camminare saldamente mano nella mano con il Signore. Anzi, io ti dico di più: Signore, dammi la mano, diglielo. Il Signore, dammi la mano e fammi camminare con te, perché sono certo che mi porti a destinazione. <coughs> Andiamo a vedere in Ebrei capitolo 11 verso 5 che parla di Enoch. Per fede Enoch fu trasportato perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio l'aveva trasportato, poiché davanti, davanti che fosse trasportato fu di lui testimoniato che gli era piaciuto a Dio. L'unica testimonianza che abbiamo è che fu miracolosamente rapito in cielo senza passare per la morte. È una cosa ad alto livello, ma gloria sia resa al Signore. Ascolta cosa dice la parola del Signore, leggiamolo insieme. 1 Tessalonicesi 4:17, noi che siamo viventi, quando intraprendiamo il nostro cammino con Dio, ciò che era una cosa singola, ne abbiamo letto Massimo 2, Enoch ed Elia, guardiamo cosa ci dice la parola del Signore a noi. Perché lì sono state le prove, la garanzia che Dio è fedele, che vuole fare una cosa per te e per me. Guardiamolo insieme. Se noi camminiamo con il Signore, la parola del Signore dice, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. È possibile? Signore, ti voglio fare una domanda. È possibile che questo può accadere a te? Io dico sì, ma non io dico sì, perché io posso essere pure uno che non serve a niente. La parola del Signore ci sta dicendo quello che già è successo. Se Dio lo ha fatto per prova, per farci comprendere che le sue promesse sono sì e amen. Sì, amen vuol dire sì, così sia, così sarà perché lo dice Dio. A noi che camminiamo col Signore, come camminò Enoch, come camminò Elia, che divenne geloso di, 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 di Dio, divenne geloso dal fatto che il popolo non si ritornava mai a Dio, lui soffriva nel vedere quelli che non servivano Dio perché lui conosceva Dio, ciò che è successo a loro, noi il Signore ci dice oggi. Leggiamo. Io lo voglio leggere un'altra volta insieme con te: se noi camminiamo come Enoch, che piacciamo al Signore con una passione di piacere a Dio, noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Il Signore a noi non ci parla di Canaan, di conquistare Mogherico, mo un'altra cosa, andiamo avanti. Noi siamo diretti al cielo. Questo è il nuovo patto. Questo è il Signore alimentando la rivelazione. Ciò che non era stato detto prima che era velato a noi è stato svelato e Dio lo fa perché Dio è fedele. Noi dobbiamo contare su Dio, dobbiamo camminare integri come ha detto con, con, eh, con Abramo perché Abramo aveva bisogno in quel momento di avere una nuova rivelazione perché stava venendo meno nella fede e infatti si era creato il guaio di avere il figlio, il figliastro, figliastro nel senso era figlio a lui ma non era figlio alla moglie, non era il figlio della promessa, l'aveva fatto ma non era la promessa di Dio, noi possiamo fare tante cose ma dobbiamo guardare se, sono, se è la promessa di Dio. Perché le cose che vengono promesse dal Signore, senza di Gesù non possiamo fare nulla. Gesù l'ha detto nel capitolo 15, verso 6 di Giovanni, dice, voi senza di me non potete fare nulla. Noi facciamo solo guai quando facciamo le cose. Forse è verso 5. Eccolo qua, verso 5 in questa versione. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me nel quale io dimoro porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla. Quello che facciamo noi risulta come quello che fece Abramo con la moglie. Fecero un guaio perché non era la promessa di Dio. Era la moglie di Sara. Noi le voglie ce le dobbiamo far passare quando camminiamo col Signore. Dobbiamo piacere al Signore. Perciò Dio gli disse, sì, indico cammina che io sono il Dio Onnipotente. Cioè, quello che a te sembra impossibile, che sei vecchio, che tua moglie è vecchia, non ci pensare proprio, perché io sono il Dio Onnipotente. Dove manchi tu, sono io che so sopperisco. A quello che tu non riesci a fare. <ride> Così dice Dio a noi stamattina. <coughs> Guardiamo dove c'è la risurrezione di Cristo. Cosa dice a noi il Signore? Primo Corinzi, capitolo 15, verso 51: Noi abbiamo un grande destino: un destino di eternità. fratello. e sorelle, la nuova nascita, ha inseminato dentro di noi l'eternità, il soffio di, dello Spirito di Cristo, quello Spirito vivificante, ha inseminato nella nostra vita un progetto eterno. Leggiamolo insieme. Non Canaan terrena, Canaan celeste. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo. Ma tutti saremo mutati. Che cosa dice qui la parola del Signore? Per ispirazione divina dice, io vi dico un mistero, cioè il mistero è una cosa velata che non è stata scoperta. Ed è stata coperta nella penombra ma non è stata evidenziata perché non era, non era arrivato il momento. Ma quando arriva il momento, il Signore lo dì lo apre, lo svela, il mistero svelato, cioè non è più un mistero è svelato ora. Il mistero prima resta coperto quando non si sa. È come l'indovinello, quando non lo sappiamo ci poniamo il problema. Quando poi è fatto come l'uovo di Colombo. Ecco un esempio che ci aiuta. Nessuno sapeva mantenere l'uovo in piedi. Allora era un mistero, come si fa a mantenere in piedi? Allora lui lo sbatté sul tavolo, si ruppe e restò in piedi. E poi tutti lo sapevano. Il mistero, l'indovinello era stato svelato. Leggiamo insieme che dice la parola del Signore. Ecco, io vi dico un mistero. Adesso non è più un mistero per noi. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Guardiamo nel verso 52. Che sei grande Signore, ti vogliamo benedire. Da gloria al Signore. Signore, ma Signore, ma la tua parola veramente è grande. Leggiamo insieme. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili. E noi saremo mutati. Il grande mistero di Enoch, il grande mistero di Elia, oggi non è più un mistero, perché Gesù Cristo è il primogenito dei risorti e nel contesto del capitolo 15 che parla della risurrezione, il Signore ci dice nella sua parola che ciò accadrà a noi, a te e a me che camminiamo col Signore. Chi non conosce il Signore queste cose non le sa, ma gli sono pazzia. Chi è chiuso alle cose divine, non ha la rivelazione di Dio, se gli diciamo questo, dice ma voi siete scemi, perché realmente non lo sa, perché non si sono esercitati alla fede, cioè è come se, ti spiego così in breve, se tu hai 10 kg di grano e non hai visto mai come si semina e come cresce e qualcuno ti dice di buttarlo nella terra, tu dici ma sei pazzo, io perdo 10 kg, li butto, se li mangiano i topi, se li mangiano gli uccelli, nascerà, forse non nasce, te lo tieni nel tiretto, nel, nel sacco. Mentre colui che ha fede, che cosa fa? Prepara il terreno, lo piglia e lo butta. L'ha perso, ma realmente non l'ha perso, perché lui ha la fede che quel seme, 10 kg, producono 100 kg. Lui lo semina in tranquillità perché sa che quello per certo produrrà il 100 volte tanto e lo fa tranquillamente. Se lo fa chi non ha fede in quel, in quel principio, quello non dorme la notte, dice, Oh, mamma mia, avevo 10 kg di grano, ora non ne tengo proprio, sono restato senza niente, ora se lo mangiano i topi, mo se lo mangiano, oh Signore che ho fatto, l'andrei quasi a prendere, ma come lo faccio a prendere? Mentre chi ha fede, il contadino che sa, ha fiducia. Che fra poco deve andare a vedere che quello nasce e infatti lo vede nascere come tanti chiodini che escono fuori perché la fede che ha avuto realmente ha funzionato perché ha seminato secondo un principio che Dio aveva detto nella Genesi i principi che dice Dio funzionano per chi non è credente noi siamo pazzi è pazzia, dice Paolo nell'epistola ai Corinzi, ma per i credenti leggiamo che cosa, che cosa vuol dire il Signore, leggiamolo insieme. In un momento, in un batter d'occhio, apri e chiudi gli occhi, fratello Sore, fammelo fare a me, Marco, Matteo, fai così, a chiusura, apri e chiudi l'occhio, in un batter d'occhio, in un attimo. Leggiamo insieme. In un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Gloria al Signore. In un batter d'occhio Gesù Cristo risuscitò. In un batter d'occhio si aprirono le tombe e molti tornarono a casa, perché è Dio, il Dio onnipotente cammina in mia presenza che è quello che non puoi fare tu sono io che lo faccio Dio si è fatto garante di fare lui molte volte mentre predico mentre mi muovo e vedo le cose quasi impossibili mi dici tu di quello che ti dico io perché non lo devi fare tu lo devo fare io tu lo devi dire quello che io ti dico le cose li devo fare io li deve fare il Signore, io sono il Dio Onnipotente, cammina in mia presenza. Genesi 17,1, rileggiamolo che serve pure a noi. Quando Abramo fu di età di 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse, io sono il Dio Onnipotente, cammina alla mia presenza e si integro. Non vacillare nella fede. Fratello, questa è una parola per me e per te. Io sono il Dio Onnipotente. Tutte le tue miserie, le tue incapacità, tutto quello che... Tutta la tua debolezza, io la conosco, le cose le faccio io, non le devi fare tu. Tu devi camminare in mia presenza e non vacillare nella fede. Devi perseverare ogni giorno nel... Aspettarti che io faccio quello che ho detto. Che ti importa tutto il resto? Perché io mi sono fatto garante di portarti a destinazione. Perciò noi dobbiamo avere fede in Dio. Ma Gesù dice qualcosa in più per noi oggi. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 14 verso 1. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Allora, quelli del vecchio patto dovevano avere fede in Dio perché conoscevano solo Dio. La venuta del Figlio di Dio che è venuto per salvarci e per portarci nel cielo, per la nuova nascita abbiamo bisogno di credere anche in Gesù come nostro personale salvatore accettare il suo sacrificio perché è lui che inietta questo potere per la vita futura nella nostra vita che è già la vita presente ma che poi sarà futura e sarà un eterno presente il vostro cuore non sia turbato abbiate fede in Dio abbiate fede anche in me guardiamo nel verso 2 quando il Signore ci chiama ci fa sapere anche dove andiamo. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, appartamenti, mansion, dicono gli inglesi, eh, castelli, c'è di tutto. Se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un luogo, verso 3, e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi alleluia c'è il rapimento in corso metti quel rapimento Matteo se ce l'hai a portata di mano c'è il rapimento tu dici ma come accadrà? ma è già successo e non che è stato rapito Elie è stato rapito, Gesù è risuscitato, ritorna nella medesima maniera, gloria sia resa al Signore. La nostra preparazione è per andare, il nostro camminare con Dio e non è solo per il presente. Perché San Paolo dice che se noi abbiamo fiducia in Dio solo per questa terra, noi siamo i più miserabili che esistono, perché ci priviamo di tante cose. No, noi siamo i più ricchi che esistono, perché noi, il Signore che ci ha chiamato, abbiamo un'eredità eterna dove aspettiamo, ci prepariamo, camminiamo insieme all'Iddio. Onnipotente e abbiamo fiducia nel suo figliolo che è venuto, ha fatto un'opera completa sulla croce perché noi eravamo indegni e Lui ci ha reso degni. Lui è venuto per rimuovere il peccato e farci vivere insieme con il Signore già da adesso, attraverso la presenza dello Spirito Santo che è Dio nella nostra vita che è la caparra dello Spirito Dio che conferma il nostro cuore che ha sparso il suo amore nei nostri cuori non è una fantasia è una realtà che la sentiamo nel nostro cuore noi credenti gloria sia resa al Signore Dio è fedele Prima che preghiamo vogliamo cantare un bel canto insieme, che è il 700, 845, che dice Dio dell'impossibile. Con Dio tutto è possibile. Noi dobbiamo mantenerci saldi ed integri e camminare con Dio. Dio è fedele, come è stato fedele per il passato, sarà per il futuro. Cantiamolo insieme. Dio dell'impossibile.

Quando tutto dice no chiedi i nostri cantici attraverso Whatsapp al numero 328 873 7893 e se ci scrivi fuori dall'Italia ricorda di inserire il prefisso più 39 Alleluia, ricordati di iscriverti a questo numero numero, mettilo in sovraimpressione Così puoi ricevere sia i messaggi, tutto quello che facciamo e anche i cantici e li trasferisci ad altri, perché il Signore si vuole servire di te anche attraverso questo metodo che raggiungono migliaia, 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 se no, perché no, milioni di persone ogni giorno. Dio ci deve aiutare. 328-873-7893 E se ti inserisci dall'estero, devi mettere più 39. Benedetto sia il Signore. Oggi il Signore ha parlato pure a te, pure a me. Cammina in mia presenza e sei integro. Cioè, cammina in mia presenza e non vacillare. Non fare molti errori. Abramo era venuto meno nella fede, aveva rattoppato. Veniamo meno pure noi, non ti preoccupare. Ma quello che è importante è di ritornare al Signore e di dire Signore, ho sbagliato un'altra volta. Se noi dobbiamo perdonare un'infinità di volte le altre persone, Dio ci perdona sempre. Quello che è importante è che noi andiamo a Lui per dire ti voleva aiutare Dio. Ho fatto per aiutarti e ho sbagliato. Sono venuto meno. Si integro, fortificati nella fede. Non vacillare nella fede. Persevera perché Dio è fedele. Vogliamo pregare insieme al Signore? Io non so se tu conosci il Signore o no, non so se ti ha parlato o meno, però oggi sono certo che ha parlato al tuo cuore. C'è stata qualche parte che ti ha colpito. Ciò vuol dire che il Signore ti ha parlato. Beh, quando Dio ci parla, sai che cosa vuole dire prima di tutto? Di andare a Lui fiducioso mettendo da parte le nostre incapacità, perché lui già lo sa, e contare sulla sua fedeltà. Lo vogliamo ringraziare insieme? Dai, chiudi gli occhi, apri il cuore. Poche parole, digli con tutto il cuore, Signore, io ho bisogno di te, perché io sono debole nella fede. Ma tu mi hai incoraggiato oggi con la tua parola di venire a te e di avere fiducia di te. Signore, io ho fiducia di te. Signore Gesù, hai detto che dobbiamo credere anche in te, in Dio e in te. Signore Gesù, diglielo col cuore questo al Signore Gesù. Signore Gesù, vieni nella mia vita. Perdonami. Lavami col tuo sangue. Voglio camminare in tua presenza. Voglio camminare in tua presenza come tu hai detto ad Abramo, integro, ma io non ci riesco, ma tu mi puoi far camminare integro, pieno di fede. Vieni nella mia vita, che tu mi aiuti. Ti chiedo perdono se ho ritardato fino in questo momento, ma ora ti voglio, Signore, ti voglio nella mia vita. Vieni, perdonami e lavami col tuo sangue, riempimi dello Spirito tuo Santo e fa che cammini ogni giorno con te. Grazie Signore Gesù, grazie, amen. A quelli del vecchio patto gli prospettava come dovevano proseguire per raggiungere nuovi territori, a noi ci dice come dobbiamo raggiungere passi di fede insieme con lui per camminare per tutta l'eternità insieme con lui. Il Signore ti vuole bene, ti ama, affidati a lui. Se oggi gli hai aperto il cuore, tieni presente che lui ha accettato la tua richiesta. Continua a pregarlo, continua a cercarlo, continua a camminare in sua presenza. L'occhio suo è sempre su di te, non solo quando sbagli, ma anche quando fai bene. Sentiti come osservato ed amato da Dio e cammina in sua presenza, perché dove non riesci tu, c'è Lui. Tu fai finché puoi, dopo il resto lo fa Dio. Tu arriva dove puoi fino al limite che puoi, poi il resto lo fa il Signore, perché Lui ti ama e ti porta a destinazione. Dio ti benedica, pace, ci vediamo stasera alle 19.30 per la preghiera. Ma forse verso le 5, ce la facciamo alle 5, abbiamo un messaggino che ci porta la sorella Sceglia e lo facciamo per Facebook, ci puoi seguire. Dio ti benedica, ci vediamo stasera, pace.